In questa puntata parleremo di novità. Che in realtà sono giochi di parecchi anni fa. Ho fatto anche la rima. Bravo. Ciao Ciao a a tutti, tutti, giocatori, giocatrici, semplici curiosi. noi siamo i Giullari, vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo diario di board game, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa. Come sempre vi ricordiamo che i nostri video sono online grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon, e se anche voi volete darci una mano o continuare a crescere potete cliccare qua in alto tra le schede oppure nel primo link sotto in descrizione, dove raggiungerete la nostra pagina e scoprirete quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso. E questa settimana i titoli diversi a cui abbiamo giocato sono stati 6, Muddy, Detective Club, San Juan e Banana Grand Duel, ve ne abbiamo già parlato, quindi contando ve ne abbiamo già parlato di 3, abbiamo fatto 6 giochi, ci rimangono 3 giochi nuovi di cui parlarvi. Sarà molto un vlog speedy. Yeppa, yeppa, arriva, arriva! Primo titolo di cui vi parliamo è Alta Società, ovvero la nuova edizione italiana di High Society di Rainer Nizia, titolo del 1995, quindi c'è già 25 anni se la memoria e i conti non mi sbaglio. Quanto hai detto? 25, perché io sono dell'85, quindi io ne ho 35. Quello 10 anni meno di me era facile da contare. Ok, per ok, quello. Ok. Alta Società è un giochino molto molto portatile, in quanto una scatolettina piccola con un mazzettino di carte. Le carte saranno in parte i danari che noi avremo, i franchi che noi avremo, perché siamo delle persone che vogliono fare i viveur, si dice. Esatto. Quelli che... La bella vita. La bella vita, no? Quindi tutto molto molto francese. Mi rompe a casa. Scopo del gioco sarà quello di acquistare all'asta le carte che possono dare punti, così come anche alcune di esse far perdere dei punti, e in quel caso l'asta sarà il primo che passa sarà chi si prende quella carta lì. Dovremmo quindi fare delle offerte che poi potremmo rilanciare, tra l'altro in un modo molto particolare, sì. Perché le carte che noi abbiamo in mano, una volta messe sul tavolo, restano sul tavolo, e quindi noi per poter aumentare la nostra puntata lo potremmo fare solo con le carte che ancora abbiamo in mano. Se tipo io ho messo giù un 5 e un 6 che fa 11, volessi fare 12, non posso riprendermi in mano il 5 e il 6 e sostituirlo con un 12 che io abbia in mano, ma posso solo continuare ad aggiungere carte, quindi bisogna fare molta molta attenzione, soprattutto a spendere i tagli piccoli. Altra particolarità è che sì, chi punterà di più si prenderà le carte che possono fornire tanti punti prestigio, però allo stesso tempo il giocatore che tra tutti avrà speso di più, quindi alla fine della partita sarà rimasto con in mano meno soldi e automaticamente fuori dai giochi, anche se fosse quello con più punti vittoria, non può vincere. Magari poi tu punti a far rilanciare gli altri te la mettono nel frac, ti fregano, dicono va bene, prenditela pure. E così tu hai speso già un bel malloppo per un 5. Comunque io sono fortissima, lui piccino non è ancora mai riuscito a vincere, o perché spende troppo o perché prende le carte che insulse, e quindi boh, mi vanto di essere molto forte ad Alta Società. Perché quando c'è da spendere soldi Vale no, è bravissima. No, perché bisogna tenerne da parte molti. Sì, non molti. E quindi io spendo il giusto. Un soldo in più di quelli che va bene. Vabbè. Però bravo. Abbiamo poi provato Super Cats, abbiamo invitato il nostro amico Stizza, da noi molto ammirato e amato, e lui adora i gatti e non potevamo non proporgli Super Cats. Gatto nel carbone, in tedesco si dice. Dove noi siamo dei gatti supereroi, e quindi c'è una prima parte in cui dobbiamo combattere tra di noi per essere il gatto più super, e poi il gatto più super dovrà andare a combattere il mostrone finale, che è Robodog. Il Robodog, che è comandato dai giocatori che sono stati eliminati. Il gioco si gioca un po' tipo la morra, perché il noi facciamo... Vabbè, è vero, perché noi diciamo Super Cats! E buttiamo giù con la mano 1, 2, 3, 4, 5 o anche 0. E nella prima fase questo serve per, come diceva Vale, trasformare i nostri gatti da gatti normali in super gatti. Molto carino il fatto che poi ogni squadra di Super Cats è tematizzata, quindi ci sono quelli tipo i Power Ranger, ci sono sì, quelli tipo i supereroi della Marvel, quelli... con le abilità legate allo sport, per esempio. Quindi nella prima fase noi, con questa meccanica in cui tipo morra cinese buttiamo giù la quantità di dita che vogliamo, come già in altri giochi, per esempio uno dei
più vecchi che mi viene in mente è Allstar Grey, Accipicchia, comunque fatto anche in italiano da Olifante, di Alex Randolph, dove però se due giocatori giocano lo stesso numero, quei giocatori sono eliminati e quindi vince chi rimane, che magari aveva giocato un numero più basso, perché di base vince chi ha giocato il numero più alto. Vince, ha più possibilità di girare le casse. Sì, perché in realtà appunto qua hai, a seconda anche della cifra che metti, puoi girare una o due tue carte, oppure ne giri una tu, ma ne gira anche uno un avversario. Girare vuol dire attivare e trasformare in supereroi. Quindi il primo giocatore che riesce a trasformare sui 5 gatti in 5 supereroi passa alla seconda fase, dove tutti gli altri comandano il robocane, e anche qua nuovamente, anziché dire super cazzo, dice robo dog. Potere del cristallo di luna. Lo scopo di chi governa il cane, il robodog, è quello di cercare di indovinare che numero metterà giù la squadra Super di Cats. Super Cats, che se lo azzecchiamo gli disattiviamo alcuni dei suoi gatti, se li disattiviamo tutti ha vinto il robocane, e invece se riesce a mettere un numero, una cifra che non ha messo il nessuno di quelli che governano il robodog, facciamo danni al robocane, che dopo tot danni, 15 danni mi sembra, è eliminato e ha vinto l'altro giocatore. Non diciamo chi è diventato Super Cats e non diciamo chi è riuscito a combattere il robocane. Sì. Però non diciamo. No. Non c'entra molto la bravura in questo gioco. Ma diciamo che è un. Sì, è un. Allora, un piacevole passatempo. Senza dubbio, secondo me quello che gli stona un pochino è sulla scalabilità, perché noi per ora abbiamo provato solo ed esclusivamente in tre. E se nella prima fase ancora funziona in tre giocatori, nella seconda fase è stato proprio per noi che facevamo, io e Stefano che facevamo il robocane, non abbiamo mai beccato neanche una volta i numeri di Vale, proprio perché la probabilità è minore di riuscire, invece che magari stessimo giocando in 5 ci sono 4 contro 1, magari è più facile ogni tanto riuscire a beccare esattamente il numero che ha messo giù l'altro. O forse io sono semplicemente un super cat potente. Sei stata bravissimissima. Per il target a cui si rivolge, per la tipologia di gioco che vuole essere, funziona bene. Ovvio, magari non ha niente di no, tanto però innovativo. Lo vedo bene portato in piscina o al mare con i ragazzi. Esattamente. Per il suo target funziona. Una qualche parolaccia volata al tavolo, diciamolo. Cioè. Ma che è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Ultimo titolo di cui vi parliamo è Crux, titolo anche questo di un po' di anni fa della White Goblin Games, che avevo acquistato all'inizio che giocavamo presso il negozio che frequentavamo, che ormai non esiste più qua a Saluzzo, perché ero stato attratto dall'ambientazione, in quanto è un gioco a tema gangster mafiosi anni 20. Questo non lo chiedere. Tutte le varie carte dei personaggi in cui ognuno richiama, magari fa un po' il verso a qualche personaggio di qualche film di quella tipologia lì, e mi aveva colpito molto. Noi gestiamo una famiglia, diciamo così, di criminali che andremo a fare vari colpi in città, nei vari edifici della città, a cercare di rapinarli. Per farlo noi prima dovremo reclutare i nostri scagnozzi, quindi andando nei vari covi spendiamo soldi pari alla quantità di scagnozzi che ci sono in quel covo, che saranno coperti, quindi noi non sappiamo che andiamo a prendere. Una volta entrati nel covo possiamo guardare le carte che ci sono e sceglierne una da tenerci in mano. Queste carte poi noi le andremo a mettere sui vari bersagli che vorremmo andare a rapinare, perché ogni scagnozzo, non tutti ma gran parte degli scagnozzi, hanno delle abilità che possono essere quella o di uccidere un altro scagnozzo che c'è nel covo, o di farti guadagnare più soldi, o guardare di le carte che ci sono in un determinato covo, esattamente, spiare le carte, piuttosto che scambiare di posto. Puoi giocare, magari c'è il la spalla, quindi quello che puoi giocarlo su un altro per aumentare la forza, anche mettendo le coperte. Allo stesso modo puoi bluffare, perché magari vai su uno alto, un'alta con un personaggio basso, o magari ci sono anche dei personaggi che modificano il valore dei bersagli, quindi magari puoi mettere quella che un bersaglio basso diventi di valore alto, o uno di valore alto glielo abbassi tantissimo. Magari io vedo che Vale va con una carta forte su un bersaglio alto, io gli gioco lo scagnozzo che abbassa di 6 il valore di quel bersaglio e si tutto chiaro, no? Avete capito tutto, no? Ma secondo me è stato chiaro? No. Sì, non lo so, diteci se è stata chiara la nostra spiegazione di Crux. Cioè, io avrei capito solo che allora, è ambientazione mafia anni 20. Vabbè, no, ma giochi delle carte, e con queste carte chi ha il numero più alto vince i punti. Lo prendo in giro. In due giocatori il gioco
funzionicchia, nicchia proprio un pochino, perché è un titolo pensato per essere giocato in 3 o in 4. Sì. Non ci sono regole particolari, se non la quantità di carte che ci sono nei covi, che cambia a seconda del numero di giocatori. In 2 va anche bene, però un po' questo meccanismo di bluff, questo meccanismo di gioco la carta, coperta o scoperta per attivarne il potere, funziona sicuramente meglio in più. Finisce così la nostra settimana ludica. Vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Lorenzo il Magnifico. È stata una partita combattutissima, con un finale proprio esplosivo, quindi se non l'avete visto correte subito a vedere il gameplay. E mercoledì è uscito il gameplay di Bananagrams Duel, attenzione, versione solo per 2, pensata apposta per quando si ha poco spazio e poco tempo e si vuole giocare con i dadi, con le lettere, per comporre la nostra griglia di parole. Come sempre vi ricordiamo che se siamo qui è anche grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. Non vi ringrazieremo mai abbastanza e vi ricordiamo che se anche voi volete avere dei contenuti extra come anteprime, sondaggi, video in più, allora tra le schede nel primo link sotto in descrizione trovate la nostra pagina Patreon, dove scoprirete quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso. E se volete supportarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciateci un like, commentate e condividete questo video con tutti quanti i vostri amici. E mi raccomando, seguiteci anche su tutti gli altri nostri social, ovvero Facebook, Instagram, Twitch e il canale Telegram. Anche perché pure sui nostri social trovate dei contenuti extra non trovate da nessun'altra parte, trovate sempre tutti i link sotto in descrizione. Lasciate un commento anche per ringraziare il nostro fantastico regista Damiano, senza il quale niente di tutto questo sarebbe possibile. E infine vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi.